È partita da Collemaggio la rievocazione della transumanza, organizzata come ogni anno dal veterinario dottor Pierluigi Imperiale, impegnato da anni nella valorizzazione dell'antico rito della migrazione stagionale delle greggi dall'Abruzzo alla Puglia. Una bella storia che continua da 13 anni, che ci porta a ripercorrere il cammino passo passo dall'Aquila fino a Foggia e anche da dare un segno di vicinanza a Campotosto, perché è una situazione veramente disastrosa, così come siamo partiti da Matrice proprio l'anno del terremoto. E i pastori sono quelli che subiscono di più i disastri, queste calamità naturali, perché vengono lasciati per ultimo in quanto vivono fuori dai paesi. E cerchiamo di ritrovarsi tra amici e far sentire che questa attività è un'attività ancora viva. Si dice sempre l'ultimo pastore, la transumanza è finita, sono tutti luoghi comuni. In provincia dell'Aquila sono oltre 1000 famiglie che vivono di pastorizia, con un indotto che interessa circa 5.000-10.000 persone, e poi tutte le attività collaterali, la lana, la carne, il turismo che ne gode abbastanza, e tutto il problema della gestione dei pascoli. Quindi è un'attività che spesso viene un po' dimenticata e che le amministrazioni trascurano. È partita il 27 settembre da Campotosto con Greggi e Cavalieri, la 13ª edizione di questa importante rievocazione storica, che vede impegnati decine di volontari ogni anno. Questa è la prima edizione con i cavalli accompagnando la transumanza. Abbiamo scelto questa location perché proprio per sviluppare un po' il territorio e portare l'equitazione, diciamo, come turismo equestre in Abruzzo, che ne vale la pena. Attraverso l'Alto Aterno, con tappa a Montereale, le greggi sono arrivate ieri nel piazzale antistante la Basilica di Collemaggio, dirette poi a Peltuinium. Percorreranno quindi i sentieri battuti per secoli fino ad arrivare a Foggia l'8 ottobre. Ma quest'anno non terminerà qui questa iniziativa. Percorrendo i tratturi pugliesi nella seconda settimana di ottobre verrà reso omaggio a Matera, capitale europea della cultura. Ci sono 300.000 passi da muovere per arrivare dall'Aquila a Foggia, qualche decina di chilometri in più da percorrere rispetto agli originari 244 di lunghezza del tratturo Magno. Il percorso non seguirà la via pioggevole, perché l'impegno principale è quello di fare esattamente metro dopo metro il tratturo Magno e verificarne la percorribilità a piedi e con le greggi. Complessivamente si percorreranno all'incirca 250 km, superando i 10.000 metri di dislivello, compresi tra i 950 metri sopra il livello del mare di Forca di Penne, in provincia dell'Aquila, e la riva dell'Adriatico a Campomarino. Un'iniziativa, quindi, che ha come obiettivo principale quella di non perdere le vecchie tradizioni e valorizzare il territorio. Ammiriamo l'impegno del dottor Imperiale nel ripercorrere quelli che sono i valori della transumanza, rifacendo il tratturo L'Aquila-Foggia. E noi in quest'ottica stiamo lavorando e chiederemo all'amministrazione di intavolare dei tavoli per far sì che L'Aquila sia gemellata con Foggia. È un gemellaggio che ci stiamo lavorando e abbiamo in mente di fare un progetto che è dalla tavola al tavoliere, che sarebbe una transumanza fatta di prodotti tipici aquilani che vanno a Foggia e poi da Foggia ritornano all'Aquila. Molti operatori sono interessati a questa esperienza e abbiamo coinvolto anche l'Istituto Alberghiero. Nel mio DNA si è riscoperto quello che faceva mio nonno, il pastore, e lo faceva nel senso verticale e non orizzontale, che andava in Puglia. La passione è stata talmente tanto che quest'anno voglio provare il tratturo Magno insieme a Pierluigi Imperiale.